Oggi parliamo di mutui e di prestiti d'onore. Ben ritrovati a tutti i telespettatori dei Vostri Soldi, la prima trasmissione quotidiana tutti i giorni dal lunedì al venerdì a quest'ora, che tratta i temi della finanza personale. Se siete interessati ai temi come la casa, i mutui, assicurazioni e polizze, prestiti, ma anche previdenza, pensioni, questa è la trasmissione che fa per voi, la trasmissione che vi mette a disposizione gli esperti più quotati di tutti questi settori, esperti che voi potete contattare in modo davvero semplice, come chiamandoci innanzitutto al nostro numero di centralino 02 58 219 2585. C'è anche il nostro sms, il 366 62 82 858, e la nostra mail ivostrisoldi@class.it. Ma direi di entrare immediatamente nel vivo della ricca puntata di oggi con il nostro sommario. Primo argomento riguarda i mutui agevolati. È stata firmata una convenzione tra l'ABI e la Cassa Depositi e Prestiti. In che cosa consiste e soprattutto quali sono i benefici per chi può accedervi? Questo primo argomento. Poi, sempre in tema casa, parleremo di IMU. Sapete quante sono le aliquote che i comuni hanno deciso? Sono 104. Ci sarà un dottore commercialista oggi in studio a raccontarci esattamente quello che andremo a pagare il 16 di dicembre, ma molti ormai hanno già pagato. Terzo e ultimo argomento davvero interessante, prestito d'onore. È partita una nuova iniziativa firmata dal Comune di Milano, ma sono tante le banche che offrono questo tipo di finanziamento. In che cosa consiste? Anche in questo caso le risposte seguendo i vostri soldi. Io comincio però a presentarvi, ad associare un nome al volto dei nostri ospiti che ci fanno compagnia quest'oggi. È in studio con me, lo ringrazio, il dottor Massimiliano Sironi. Buonasera. Dell'Ordine dei Dottori Commercialisti. Grazie, grazie davvero. E invece mi collego con Roma, perché il nostro esperto dei mutui agevolati è un rappresentante dell'ABI. Ringrazio il dottor Angelo Peppetti, benvenuto. Buonasera. Con il dottor Peppetti partiamo subito con i mutui agevolati. È stata firmata la convenzione tra l'ABI, che lei rappresenta, e la Cassa Depositi e Prestiti. Ben 2 miliardi. Si chiama Plafond Casa. Le chiedo subito in che cosa consiste. Ma si tratta di una possibilità per le banche italiane di poter ottenere liquidità dalla Cassa Depositi e Prestiti per erogare mutui agevolati a tassi più bassi rispetto a quelli della media di mercato, o per la ristrutturazione degli immobili, o per l'acquisto dell'abitazione principale, oppure per ristrutturazioni finalizzate all'accrescimento dell'efficienza energetica degli immobili residenziali stessi. Si tratta di mutui erogati a persone fisiche per un importo non superiore a 100.000 euro per quanto riguarda i finanziamenti per ristrutturazione, 250.000 euro per quanto riguarda l'acquisto della prima casa, ovvero se ci sono sia acquisto che ristrutturazione fino a 350.000 euro. Per quanto riguarda i finanziamenti per ristrutturazione devono avere una durata non inferiore a 7 anni, mentre con riferimento all'acquisto della prima casa una durata non inferiore a 15 anni. Ecco, vediamo subito nel cartello che la nostra grafica ci sta proponendo che ci sono delle date importanti. Innanzitutto, da quando decorre, si sa che era già dal 10 di questo mese, dal 10 di dicembre, che si potevano fare delle richieste da parte delle banche. Le chiedo, si sono già subito affrettate gli istituti di credito oppure ci stanno pensando? E soprattutto invece, per quanto riguarda i beneficiari di questi mutui agevolati, tutto scatta dal prossimo gennaio. Sì, diciamo che le banche stanno in questo momento avviando le pratiche per il convenzionamento con la Cassa Depositi e Prestiti. Poi ovviamente ci sono i tempi tecnici di informativa presso le filiali, proprio per consegnare anche il modulo di accesso a questa tipologia di finanziamenti. Riteniamo di essere operativi comunque già a partire dalle prime settimane di gennaio. Ecco. Chi può oggettivamente, con quali criteri, accedere a questi mutui agevolati? Perché evidentemente sono i giovani che, con la precarietà del posto di lavoro, a essere in questo momento in una situazione di maggiore disagio nel momento in cui decidono di comprare casa. Quindi spazio ai giovani, ma non solo, vero dottor Peppetti? Sì, ci sono delle priorità che vengono definite dalla legge, riguardano le giovani coppie, anche il more uxorio, con un'età inferiore a 35 anni e comunque non superiore a 40 anni, per le famiglie con disabili o per le famiglie numerose, cioè con più di tre figli. Queste sono le priorità, ma ovviamente tutti possono accedere a questa tipologia di finanziamenti.
Leggevo anche che avete deciso di fare una apertura anche alle coppie indipendentemente da come sono composte, nel senso che nel regolamento, nell'ambito delle priorità, quindi more uxorio, non necessariamente sposate e non necessariamente di sesso diverso, uomo-donna. Sì, assolutamente, noi stiamo andando incontro ovviamente all'evoluzione della famiglia moderna in questi anni e pertanto dobbiamo tener conto di tutte le varie, di tutti gli aspetti sociali e tutte le varie tipologie di famiglie che possiamo incontrare nell'accesso ovviamente al credito e quindi nell'acquisto della prima casa. Quindi anche le coppie eventualmente composte da due esponenti dello stesso sesso. Poi abbiamo detto chi ha dei bimbi o dei figli disabili e anche soprattutto per le famiglie numerose, quindi che hanno almeno tre figli. Per quanto riguarda proprio le tecnicalità, dottora Peppetti, lei qualcosa ci ha già anticipato. La banca può concedere il prestito fino a 250.000 euro per l'acquisto dell'abitazione e 100.000 euro per l'efficientamento. Bene, questo sono dei valori massimi, perché ovviamente può dare anche dei prestiti più limitati nel momento in cui vengono richiesti. E fino a che percentuale del valore invece dell'immobile che intendo comprare? Sì, guardi, ovviamente tutto sta nel valutare il merito di credito, cioè la capacità da parte dei mutuatari di far fronte alle rate nei periodi stabiliti, cioè dobbiamo innanzitutto chiarire che non si tratta di un mutuo che obbligatoriamente deve essere erogato, è ovvio che c'è sempre la valutazione del merito creditizio da parte della banca, perché ce lo impone il nostro organo di vigilanza che è appunto la Banca d'Italia. L'importo ovviamente sarà quindi in funzione della capacità di reddito delle famiglie che intendono aderire a questa iniziativa e l'importo comunque non potrà superare il valore del 100% dell'immobile, soprattutto con riferimento al caso di acquisto dell'abitazione con ristrutturazione. Quindi voglio ripetere appunto che non si tratta di un obbligo dell'erogazione del finanziamento, ma ovviamente rimane la valutazione del merito creditizio da parte della banca. Quello che è importante, che segnala in modo molto chiaro, l'ho appena fatto la nostra grafica, è che riguarda anche l'acquisto di una seconda casa, non necessariamente limitato alla prima casa. Come mai questa scelta? Ma guardi, c'è stata un'errata corrige che è intervenuta anche successivamente delle interpretazioni normative, dal momento che si parlava di immobili di natura residenziale, senza stabilire ovviamente se si trattasse di prima o di seconda casa. Ovviamente la priorità riguarda le abitazioni principali, ma c'è anche la possibilità di acquistare anche una seconda casa. Insomma, abbiamo pensato che in questo momento sia opportuno dare spazio alla ripresa anche del mercato immobiliare, che è molto importante nella definizione e nella ripresa dell'economia in generale del Paese. Ecco, lei ha parlato di ripresa dell'economia in generale del Paese e visto che è estremamente importante il settore delle costruzioni, un'economia come quella italiana, le chiedo anche proprio tecnicamente a livello di tempistica, c'è tempo fino a settembre 2014, il tempo, diciamo anche una riserva fino al 30% proprio per una particolare tipologia di banche, quelle cooperative, quelle se vogliamo siamo più vicine al territorio? Sì, ci sono queste specificità proprio con riferimento alle banche di credito cooperativo, cioè un 30% è dedicato del plafond è dedicato esplicitamente a loro. Riteniamo che ci sia ovviamente un'importante adesione da parte delle banche, ovviamente stiamo parlando di un plafond di 2 miliardi, quindi questo devi tener conto ovviamente della situazione generale, non possiamo aspettarci un'eclatante ripresa del mercato degli immobili con questo strumento che sicuramente aiuta. Certo, le notizie che ci arrivano dal Parlamento sul trattamento fiscale che è destinato alle banche, che determinerebbe appunto un impatto di circa 3 miliardi, sembrerebbe francamente far venire meno anche l'importanza di questa iniziativa. Peraltro alla luce di un importante test della Banca Centrale Europea su tutti gli istituti di credito europei. Un po', se mi consente di dire, è come se all'inizio di un cammino
campionato europeo di calcio si dessero un po' di calcio negli stinchi prima di iniziare a giocare i calciatori italiani. Beh, che in periodo di Champions League non particolarmente fortunata per le squadre italiane, mi sembra un'immagine davvero calzante. Effettivamente l'ABI più volte si sta lamentando, anche perché la tassazione sta colpendo in modo indiscriminato un po' tutti. Questo ci consente di entrare subito anche nel vivo del nostro sportello IMU, il nostro spazio che stiamo dedicando qui all'interno dei vostri soldi, a farci compagnia questa volta proprio per parlare di IMU. Abbiamo un dottore commercialista, il dottor Sironi. Ho letto che sono 104 le aliquote che i comuni italiani hanno varato per il pagamento della seconda rata IMU, tempo ancora fino al 16 di questo mese. 104? Sì, è corretto, è un dato che ho letto anch'io e devo dire che rende bene, perché è un dato sintetico, la complessità del calcolo dell'IMU, complessità che è data da diversi elementi. Un primo elemento è indubbiamente quello che ogni comune ha adottato un regolamento comunale e ai comuni è data ampia delega legislativa per modificare anche alcuni aspetti strutturali dell'IMU, come aliquote, detrazioni e quant'altro. E poi il problema, quello temporale, dei regolamenti, perché i regolamenti, ahimè, sono arrivati molto molto sotto scadenza. Ecco, noi vediamo l'acconto IMU che si è pagato a giugno. In realtà quello che mi ha colpito è che se andati a pagare, parliamo delle seconde case, poi arriveremo anche alla mini IMU per quanto riguarda le prime case, se andate a pagare con le aliquote del 2012, quando anche magari alcuni comuni avevano già deciso di alzare l'aliquota del 2013, rendendo poi il saldo 2013 un vero salasso. Sì. È corretto, diciamo che in sede di acconto del 2013 si è optata per questa possibilità per semplificare i calcoli ai contribuenti, anche perché in realtà, come detto prima, l'IMU è un'imposta dall'applicazione molto molto complessa. È evidente che adesso, essendo arrivati alla rata e al conguaglio, bisogna comunque fare tutti i conteggi. E infatti ci dice la nostra grafica che dall'aliquota nuova bisogna poi sottrarre quanto versato in acconto a giugno, e poi questo aumento, che a dire la verità molti comuni non avevano deciso a giugno, hanno deciso decisamente più vicini alla scadenza, che era poi il 9 di questo mese, si fa appunto una differenza, rendendo questa maxi rata come seconda rata molto pesante. I vostri clienti, come ordine dei dottori commercialisti, come stanno reagendo? Ma diciamo che le reazioni sono un po' diversificate da cliente a cliente. Emerge sostanzialmente una sostanziale, spirito di rassegnazione, quindi i clienti sono nell'ordine di idee di dover pagare l'IMU. È evidente che comunque è un'imposta che incide parecchio sul singolo contribuente. Anche perché sono davvero tanti, lo vedete nel cartello, sono 16 milioni i contribuenti interessati, coloro i quali quindi hanno una anche seconda casa, pertinenze, poi prenderemo qualche richiesta da parte dei nostri telespettatori. Il gettito della seconda rata IMU è stimato intorno ai 10,5 miliardi, ma poi arriva anche il conguaglio per la tassa dei rifiuti, ma anche qui il caos tra i comuni mi sembra totale. Sì, in questi giorni i comuni stanno comunicando, stanno mandando delle apposite comunicazioni con i relativi modelli di pagamento F24 per la tassa dei rifiuti, la TARES, che scade il 16 di dicembre. 16 di dicembre, che è praticamente alle porte, un argomento che approfondiremo nella prossima puntata dei vostri soldi, sempre all'interno dello sportello IMU, sono le sanzioni. Ma io approfitto subito della presenza della dottora Sironi per chiedere di illustrare ai nostri telespettatori che avessero il timore di aver sbagliato, o perché non si sono affidati ai professionisti, o perché ogni tanto anche i professionisti capita di sbagliare. Quali sono le sanzioni previste per chi avesse commesso un errore nel pagamento della seconda rata? Diciamo che la sanzione più comune per il pagamento della seconda rata IMU è un carente pagamento, una sanzione a regime del 30%, tuttavia c'è la possibilità di fare un ravvedimento operoso, come in tutto il sistema tributario, ed è particolarmente conveniente perché riduce l'onere della sanzione. Ecco, infatti una sanzione pari allo 0,2%, leggo, per chi fa il ravvedimento a 30 giorni. Diciamo che la misura della sanzione è graduata rispetto all'epoca in cui si fa il ravvedimento. Prima lo faccio, cioè prima mi accorgo di aver sbagliato, meno pagherò di sanzione.
Quindi un po' come le multe adesso, che se uno decide di pagare subito ha un 30% di sconto? Esattamente, il criterio è tutto analogo. Benissimo. Io ricoinvolgo immediatamente il dottor Peppetti, perché si è discusso proprio anche nella nostra trasmissione dell'impatto che l'incertezza più che il livello della tassazione dell'IMU sta avendo nel settore immobiliare, soprattutto nelle seconde case, con il tira e molla, quanto si paga, quanto si pagherà, se saranno ulteriormente inasprite le aliquote, già sono tantissimi comuni che hanno deciso questa strada. Voi come il plafond casa, ricordiamo questa iniziativa che vede Avi protagonista insieme alla Cassa Depositi e Prestiti, avete fatto delle stime su quali potrebbe essere un impatto positivo nel settore delle costruzioni immobiliari con la vostra iniziativa? Ma guardi, il tema è che una ripresa del mercato immobiliare può avvenire solo se riusciamo a togliere tutta quella serie di limiti che una sorta di regolamentazione avversa ci ha determinato nell'erogazione dei mutui. Ma noi semplicemente vorremmo, come mondo bancario, avere le stesse norme che sono presenti negli altri paesi europei. Poi a scelta di qualsiasi paese europeo la lasciamo al legislatore, ma ciò che vorremmo è togliere quei gap normativi che ci impediscono di correre alla stessa velocità degli altri paesi e che frenano notevolmente il mercato bancario. Oltre alla tassazione parliamo di una serie di norme che riguardano il collocamento di polizze assicurative, che riguardano la lungaggine delle procedure esecutive in caso di insolvenza, che sono circa il doppio, il triplo in termini di tempistica rispetto a quello degli altri paesi, o norme come quelle relative alla portabilità, che sembrano essere in favore del cliente ma che poi invece vanno ad impattare in maniera sostanziale sulla capacità di erogare finanziamenti da parte delle banche. È in fase di recepimento presso nel nostro ordinamento nazionale di una specifica direttiva europea che è stata approvata il 10 dicembre, quindi l'altro ieri, che auspichiamo possa ridurre questi gap normativi emanati proprio nel nostro ordinamento nazionale. Io mi auguro di avere prestissimo il dottor Peppetti dell'ABI avanti alle nostre telecamere per illustrare ancora più nel dettaglio, magari nelle prossime settimane, quando diverse banche avranno iniziato a chiedere proprio l'accesso a questo fondo plafond casa, per spiegare bene con quali tassi e quindi con quali rate decisamente più leggere si potranno offrire questi mutui. Intanto grazie davvero al dottor Angelo Peppetti. Grazie a voi. E ringrazio qui in studio con me il dottor Massimiliano Sironi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, e anche per lui ovviamente l'invito a tornare davanti alle telecamere dei vostri soldi prestissimo. Grazie. Adesso ci separiamo per pochissimi istanti di pubblicità come sempre è anticipata da un bel aforisma, e poi parleremo del prestito d'onore.